Chi sei? Sono Carlo Conti. E che minchia ci fai lì? Ho preso il posto di... Stai zitto! T'ho dato per caso il permesso di parlare. Ora anche i pidocchi hanno la tosse. No, veramente stavo rispondendo alla tua domanda. Innanzitutto, lo sai chi sono? Domanda, lo sai chi sono? Posso rispondere? Sì. Tony Sperandeo. Chi ti ha detto di rispondere? Ma tu, mi hai chiesto anche il permesso? Era una finta. Innanzitutto ho detto, le mie domande sono sempre affermative, non hanno bisogno di risposte. Tu lo capisci l'italiano o no? A scuola quando spiegavano la grammatica o dormivi o facevi l'uncinetto, che fai? Come ha detto che ti chiami? Posso rispondere? Sono Carlo Conti. Ma chi? Quella specie di cosa nera con i denti al neon? Quello che fa i giochi su Rai 1? Quello della ghigliottina? Sono io, allora mi conosci? No. Ma come no? Non conosco nessuno. Ma ora sei tu che fai le domande? Minchia, il mondo va a contrario, picciotto. Secondo me ti sei abbronzato pure il cervello, scusa a me. Senti, tu sei extracomunitario? No, sono di Firenze. Sì, dicono tutte cose, anche Baldini c'ha la stessa cosa, vabbè. Allora, sei tu quello della ghigliottina? Sei tu quello della ghigliottina? Sì. Ma secondo te, io non sono in grado di fare la ghigliottina nella televisione? La posso fare o no? Dimmi. Sì, puoi farcela benissimo. Allora, dammi un ciak e ti faccio vedere come si fa. Vabbè, allora. Avanti. Sperandeo, ghigliottina, uno, ciak, azione. Forza che la musica. La musica! Le parole di questa sera sulla ghigliottina sono: sei pronto? Vai. Abbiamo un concorrente qua con noi. Buongiorno signore, come sta? Tutto bene? Ci dico le parole, mi raccomando, può vincere un sacco di soldi. Allora, pizzo, lopara, picciotto, pizzino e omertà. Qual è la risposta? Prossimo concorrente, avanti. Non è male. Niente da fare. Purtroppo l'hanno indovinato. Senta, signor, come si chiama? Conti. Ci vuole provare lei? No, grazie. Vabbè, arrivederci. Grazie. No,